Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo semplicissimo tubino molto estivo, molto carino, che io ho deciso di chiamare vestito Audrey. Questo perché l'idea del vestito mi è venuta in mente rivedendo il film Colazione da Tiffany, che penso che tutte quante voi avete visto almeno una volta nella vita, e io adoro lo stile di Audrey Hepburn in quel film, e quindi ho deciso di chiamarlo in questo modo, proprio in suo onore, perché comunque il vestito lo ricorda alcuni dei suoi, anche se lei indossava quelli molto più lunghi, ma va bene così, mi piaceva dargli questo nome. Per quanto riguarda il filato, io ho scelto quello della Mistrico Filati linea Miss Baby Soft Color, che io ho adorato. Ragazzi, è veramente un cotone molto leggero, molto facile da lavorare, che io ho già lavorato per una copertina e questa volta ho optato per questo colorato per poter realizzare appunto il mio tubino. Non so se si vede bene dalla telecamera, ma ha una sfumatura del lilla, del bianco e del blu, è veramente spettacolare. Il colore il numero 104 è 100% cotone soft pettinato gasato mercerizzato, ogni gomitolo è 50 grammi e misura 175 metri. In descrizione vi lascerò il link della merceria Coleti e del suo sito web Officinettando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Vi ricordo che per al di sotto dei 35 euro la spesa di spedizione viene 3,90 euro, al di sopra dei 35 euro di spedizione la spedizione è gratuita. Per poter realizzare questo vestito, che è una taglia S, ma come vedete non è stretta, volevo qualcosa che non fosse troppo aderente, io ho utilizzato 300 grammi di questo filato, anche se dell'ultimo gomitolo me ne è servito veramente poco, perché l'ho usato per fare solo le spalline e diciamo l'ultimo giro della parte inferiore del vestito. Quindi taglia S, 300 grammi, se volete farla ancora un po' più lunga rispetto a me che vi arrivi al ginocchio, potete tranquillamente farlo grazie appunto ai 300 grammi. E ho lavorato sempre esclusivamente con l'uncinetto numero 3. Taglia M, taglia L, taglia M, io direi che dovete andare a comprare 350 grammi, 400, dipende sempre dalla lunghezza con cui volete realizzare il vestito. Taglia L, 450, 500 grammi. Lavorando, vi dico subito che per poter fare allargare o stringere la lavorazione, questa volta non si possono fare aumenti, ma bisogna andare a cambiare con l'uncinetto, perché se si va a fare degli aumenti, diciamo che la lavorazione poi tende a diventare troppo forata e quindi non va più bene, perché comunque il punto che ho scelto io è un po' forato, ma neanche tantissimo, e quindi non se andate a fare degli aumenti, quindi aumentate le maglie alte qui per poter fare venire la stesso, comunque lo stesso motivo, rischiate poi di averlo anche più forato. Quindi la mia idea è quella di andare a sostituire soltanto l'uncinetto, quindi dal 3 passate al 3,5 o addirittura al 4, o dal, se dovete andare a stringere, dal 3 passate al 2,5. La lavorazione questa volta è sempre in tondo, ma non si parte dal sotto, bensì da sopra. Questo proprio perché la lavorazione, il tipo di punto che ho utilizzato, tende un po' a cedere andando a lavorarlo. Per questo sotto vedete che è più largo rispetto a sopra, ma vi posso assicurare che io ho lavorato sempre con l'uncinetto numero 3 e non ho mai cambiato, quindi la lavorazione è venuta più morbida grazie proprio a questo punto che ho scelto, che sono 3 giri che vanno sempre ripetuti. Quindi ripeto, questa volta non dovete andare a misurarvi i fianchi, ma andate a misurare il seno. E se vi viene un po' più largo per poterlo mettere su, non vi preoccupate, prima di andare a fare le spalline come ho fatto io, fate 1 o 2 giri di maglie basse in modo da stringere un po' la lavorazione e poi andate a fare le spalline che vi serviranno per mantenere su il vestito. Io le ho fatte incrociate, quindi dritte davanti, incrociate dietro. Ma voi potete anche optare per delle semplici spalline, quindi normali, o delle spalline che tipo vadano, queste due si incrociano dietro la nuca e dietro il collo, e da lì poi fate scendere un'altra striscia che va al centro del tubino dietro. Diciamo che qui è un po', dovete un po' scegliere voi quale tipo di spallina utilizzare. Io quelle incrocio le preferisco perché diciamo che si vedono meno le mie alette dietro, che sono molto pronunciate, mettiamola così. Fatemi passare il termine. Detto ciò, una volta fatto questo, io non ho fatto altro che fare il giro di maglie basse, quindi io non l'ho fatto prima di fare le spalline, ma l'ho fatto dopo perché non avevo necessità di stringere il vestito. Diciamo che l'ho fatto soltanto per una sorta di essere sicura che rimanga bello su e non mi scenda qui sotto le braccia. Quindi diciamo che l'ho fatto più per questo, più che per andare a stringere proprio la lavorazione. E non ho fatto poi alcun bordino sotto, lasciando il vestito così come è venuto. Detto ciò,
Spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con i Filati o sul gruppo di Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare o potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa. E se avete acquistato il filato tramite il sito Uncentando con i Filati o tramite Facebook Merceria Coleti potete taggarmi anche sulla Merceria Coleti o sulla pagina Facebook Merceria Coleti o su Instagram Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro vestito, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Miss Baby Soft, che è il numero 104, ossia questo colore fantastico che ha al suo interno non solo il viola, ma anche questo azzurro, e io lo trovo veramente fantastico. Allora, lavorerò con l'uncinetto il numero 3. Questa volta il vestito non partiamo dal sotto, ma partiamo dal sopra, ma non è top down, quindi non si parte dallo scollo, si parte dal seno. Quindi io ho montato 156 catenelle, la che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6, quindi mi raccomando, diciamo che questa volta ciò che dovete andare a misurare per poter capire quante catenelle mettere è la circonferenza, diciamo del seno, ma soprattutto dovete riuscire a far passare il vestito dalle spalle, perché deve essere un vestito che comunque parte da sopra il seno andando verso il basso. Quindi calcolate la misura del vostro seno e non vi preoccupate se poi è troppo largo e non vi si ferma sopra il seno. Dopo andrete a fare dei giri di maglie basse per stringere un po' la lavorazione, ma dovete fare in modo che comunque all'inizio la lavorazione scenda bene sul seno. Quindi mi raccomando, misurate la circonferenza del vostro seno e mettete tante catenelle fino ad arrivare a quella misura, tenendo presente che il multiplo è un multiplo di 6. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. 3 catenelle di separazione, una, due. Prendo il filo, rientro e vado a fare nella stessa catenella di base, vado a fare una maglia alta. Salto una catenella, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva. Una terza maglia alta nella catenella successiva. Prendo il filo, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi entro nella seconda e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. Salto una catenella, entro nella successiva e realizzo la mia prima maglia alta. Vado nella catenella successiva, seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva, terza maglia alta. Prendo il filo, salto una catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro, quindi facciamolo un'ultima volta insieme. Salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella successiva, seconda maglia alta. Catenella successiva, terza maglia alta. Prendo il filo, salto una catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro. Ho fatto le 3 maglie alte, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con l'uncinetto facendo una maglia bassissima mi porta all'interno del ventaglietto dell'archetto del ventaglietto e a questo punto realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo e rientro e vado a fare altre 4 maglie alte per un totale quindi di 5 maglie alte, quindi una, due, tre, entro
e 4. Ho realizzato così un totale di 5 maglie alte. Prendo il filo, vado dove ho le 3 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto di 3 catenelle del ventaglietto e vado a realizzare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi entro nell'archetto e di nuovo da fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Una maglia alta dove ho la seconda delle 3 maglie alte e ricomincio da capo. Devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro con una maglia bassissima, entro all'interno della terza catenella. Benissimo, terzo giro con una maglia bassissima, mi porto all'interno della seconda delle mie 5 maglie alte e realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Ho realizzato così un totale di 3 maglie alte. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta. E ricomincio da capo, quindi salto la prima delle mie 5 maglie alte, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella maglia alta successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte. Vedete, io alla fine sto ripetendo il primo giro però in maniera diversa, perché nel primo giro avevo iniziato con il ventaglio e le 3 maglie alte, qui invece nel terzo giro ho iniziato con le 3 maglie alte e il ventaglio. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro un'altra maglia alta e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro, quindi ripetiamo un'ultima volta insieme. Vado a fare una maglia alta sopra la seconda delle 5 maglie alte, una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella maglia alta successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro un'altra maglia alta e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il mio terzo giro. Vedete, si inizia a creare la nostra piccola pigna. Quindi ho fatto il ventaglio, vado nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto e ultimo giro, vado a fare una maglia bassissima per ritrovarmi dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nell'archetto del ventaglietto e vado a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo. Vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'archetto di 5 catenelle e realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3,
4 e 5. E ricomincio da capo, quindi facciamo tre volte insieme. Vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro e cinque. Allora, quindi questi sono i quattro giri che andremo sempre a ripetere. Vedete, qui si è formata la pigna, adesso si formerà anche qui e avremo le pigne alternate. Io vi dirò alla fine quante pigne ho realizzato contandole in alternate, quindi una, due, tre e così via. Ricordate che questo è un vestito, quindi deve essere bello lungo. Secondo me dovrò ripetere almeno più di 20, di 26-27 volte questi giri per averlo lungo. Però naturalmente alla fine vi dirò quante volte l'ho ripetuto. Vi dico soltanto che quando ricominciate dal primo giro, dove avete qui la maglia alta, andate a fare il ventaglio, dove avete le 5 maglie alte, saltate la prima e saltate l'ultima, lavorate soltanto sulle 3 centrali per fare le 3 maglie alte. Quindi questo è per ripetere il primo giro. Quindi alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto questi 4 giri e andremo poi a fare le spalline. Allora, io ho terminato di lavorare i miei giri fino ad arrivare all'altezza desiderata. È un vestito che deve partire, ricordiamo, da sopra il seno fino, diciamo, a metà gamba. Io ho ripetuto i motivi per 32 volte, quindi ripeto, ho ripetuto i motivi 32 volte e adesso sono andata a mettere i marcatori. Voi naturalmente il vestito lo potete fare anche più lungo, quindi potete fare anche molti più motivi. Per quanto riguarda adesso dobbiamo andare a fare le spalline. Per fare le spalline vi ricordo che noi abbiamo iniziato dall'alto, quindi questa volta non sono partita dal basso andando verso l'alto, ma sono partita dall'alto andando verso il basso. Questo perché volevo che sotto venisse bello morbido e naturalmente se voi dovete andare, siete dovuti andare a fare degli aumenti, gli aumenti si potevano fare cambiando l'uncinetto e mettendo quindi l'uncinetto del numero, io stavo usando il numero 3, voi potete usare quello del 3,5, del 4,5 per fare venire la lavorazione più morbida. Una volta quindi raggiunta la lunghezza desiderata possiamo andare a mettere marcatori. Io ho contato i miei gruppi di 3 maglie alte, ne ho un totale di 26, quindi ne ho messi 13 dietro, 13 davanti. Mi raccomando, per chi ha un numero dispari, quello dispari va sempre messo sul davanti. E ricordo che sto lavorando da dove ho messo le catenelle. A questo punto possiamo andare a fare le nostre spalline. Per fare le spalline non farò lo stesso punto del vestito, ma farò soltanto delle maglie alte, quindi farò delle strisce di maglie alte che saranno incrociate dietro. Quindi partiremo dal davanti, lavoreremo questa lunga striscia di maglie alte fino ad arrivare dietro. Questa è la lunghezza delle spalline, questo dovete provarvelo mano a mano che andate a fare il vestito, che andate a fare le spalline. Naturalmente adesso vi faccio vedere come iniziare a farle, ma dovete fare una striscia lunga, talmente lunga da arrivarvi poi dalla parte dietro. Incrociate significa questo: io adesso partirò da questo lato destro sul davanti, farò una striscia di maglie alte, adesso vi farò sapere il numero di maglie alte, fino ad arrivare dietro e dietro io poi l'andrò a cucire o con l'uncinetto o con l'ago e filo, arrivando nel secondo motivo che ho qui sulla parte sinistra dietro, in modo tale che dietro quando andrò a indossare le mie spalline le avrò incrociate, mentre avanti saranno separate dietro. Le spalline si andranno ad incrociare. Quindi adesso vi faccio vedere come fare le spalline. Salto il primo gruppo di 3 maglie alte, quindi io qua ho il mio marcatore, salto il primo gruppo, vado direttamente nel secondo gruppo e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo la terza maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse, le 2 maglie alte nella stessa maglia di base, entro dentro e faccio una maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella successiva e di nuovo una maglia alta dentro la maglia alta
una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella maglia alta successiva. Ho un totale quindi di 3, 6, 9 maglie alte, che sono troppe. Allora, alla fine ho ripetuto il giro di 5 maglie alte per 36 volte, da questa parte e da quest'altra parte. Solo che ho modificato una cosa: alla fine ho lasciato due motivi dove avevo il marcatore invece che uno solo, perché altrimenti quando me lo sono andata a provare mi faceva un po' male sotto le spalle. Quindi ho deciso di lasciare due motivi rispetto al marcatore. È una cosa mia e va a finire che a voi invece va benissimo lasciarla com'era, con scusatemi, con solo motivo di separazione. Però vi ripeto, a me stringeva un po' e quindi ho deciso di lasciare due motivi sia avanti che dietro. Però ho sempre fatto l'incrocio, vedete, sono incrociate dietro in modo tale che avanti sono perfette così e dietro sono incrociate. E ho ripetuto il motivo, ripeto, per 36 volte. Alla fine ho rifinito poi il tutto qui e qui con un giro di maglie basse, quindi maglie basse, maglie basse, maglie basse, maglie basse. E a questo punto il mio vestitino è terminato.